23 anni e che ha la ragione, e che lascio lui la presentazione del nostro ospite. Benvenuto, Chiara. Chiara sta qui con noi qualche mese, in effetti, fino a settembre. È una dottoranda della Rotterdam University in Svezia, si occupa del bilinguismo e anche di linguistica, e per te ci parlerai del tuo lavoro e della parte sperimentale anche. È una bella chiacchierata e ogni feedback è più che benvenuto. Grazie. A te, Chiara. Allora, intanto vi volevo solo dire che intercompetemi quando volete, anche perché mi serve il feedback, quindi lo faccio solo se vi interrompete. E in effetti questo che è il mio ultimo lavoro, l'ho preparato insieme a un collega, Jus Valmetreger, che si occupa di statistica, quindi lui ha lavorato in questo progetto soprattutto sulla parte di analisi statistica. E, ok, il titolo, come vedete, per è attrito nella lingua nativa e effetti di recupero sulla risoluzione anaforica, uno studio sulla comprensione. Allora, la domanda generale che si sono posti molti ricercatori in linguistica a partire dagli anni 80 è se quando viviamo per un lungo periodo all'estero la nostra lingua nativa cambia e se in che modo e se abbiamo una serie di problemi specifici e determinati sul sistema della lingua. E la risposta è stata sì, succede qualcosa cambia, ci sono dei problemi e ci sono molti studi sull'argomento. Quali sono questi problemi? Questi problemi riguardano innanzitutto l'accesso lessicale, che è uno dei problemi principali che si hanno subito dopo l'emigrazione, l'interferenza con la L2, quindi la lingua seconda, la lingua del paese ospitante, disfluenze, l'accento straniero, quindi proprio il cambiamento dell'accento nella lingua nativa e anche l'opzionalità in alcune caratteristiche della grammatica nativa, per cui alcuni elementi vengono percepiti come non più necessari, fondamentali. Questo settore si chiama attrito linguistico, che suona un po' male in italiano, in inglese è language attrition, e in pratica la lingua nativa diventa meno accessibile o viene modificata sotto la spinta del bilinguismo e può riguardare questo problema, la produzione, la comprensione e anche il processing. Ed è appunto viene studiata nei contesti, principalmente nei contesti migratori. Esiste anche la L2 attrition, quindi l'attrito della lingua seconda, ma non è oggetto di questo lavoro. Quindi quando parlo di attrito in questa sede mi riferisco solo all'attrito della lingua nativa, però esiste anche quello della L2. Allora c'è una domanda che è rimasta e che è tuttora aperta, cioè se questo fenomeno, questo cambiamento della lingua nativa sia temporaneo o se invece vada ad intaccare in maniera permanente la grammatica del parlante. Nel caso in cui dovesse essere temporaneo, l'ipotesi è che possa attaccare solamente il processing e che sia una questione di coattivazione linguistica, cioè il parlante nel dover gestire contemporaneamente nella sua giornata due lingue diverse ha problemi di processing, ma la sua grammatica non è cambiata, è sempre la stessa. E questa domanda purtroppo è ancora aperta perché bisognerebbe fare degli studi longitudinali per riuscire a sperimentarlo, perché è una cosa, come immaginate, molto complessa. C'è una distinzione importante quando si parla di questo discorso del processing o della grammatica, cioè tra i bilingui tardivi e i bilingui precoci. Cioè, coloro che sono emigrati, prima generalmente come linea di confine viene data la pubertà, e coloro che sono emigrati prima della pubertà generalmente presentano proprio problemi di acquisizione incompleta della lingua, anche se questo, diciamo, termine è stato criticato da alcuni studiosi perché soprattutto per il suo impatto negativo, ma qui la differenza è che oltre alla mancanza di input, qui c'è un problema anche di scolarizzazione che magari non è completata, perché se il bambino è emigrato a 7 anni non ha completato la scolarizzazione nella sua lingua nativa e quindi lì effettivamente quando siamo quando ci occupiamo di bambini bilingui precoci c'è questo problema, effettivamente l'attrito va a intaccare la conoscenza linguistica. Mentre dall'altro lato
ci sono i cosiddetti late bilinguals o bilingui tardivi, che sono quelli che sono emigrati dopo l'età puberale, e in questo caso generalmente si ritiene che la competenza nella propria lingua nativa sia completa e che quindi eventuali problemi che possano insorgere siano legati alla perdita della lingua, ma ancora non è chiaro se ci sia un problema di cambiamento della grammatica, quindi di competenza, o se invece è un problema di performance linguistica dovuta alla coattivazione delle due lingue. Vi mostro brevemente una panoramica dello studio, così poi entro nel dettaglio. Quindi, come ho già detto, il focus dello studio è sull'apprendimento linguistico, ma soprattutto sull'effetto di recupero. Cioè, ci interessava vedere se effettivamente, dopo un periodo di reimmersione nel paese nativo, nel paese d'origine, ci fosse un cambiamento nei nostri risultati. Abbiamo il fenomeno linguistico sotto osservazione, quello del riferimento anaforico, di cui ora vi parlerò nei dettagli perché è stato scelto per dei motivi specifici. Il motivo, appunto, la domanda generale è di cercare di capire se questi effetti dell'attrito siano temporanei oppure permanenti, e abbiamo testato due gruppi. Un gruppo di italiani emigrati in Svezia, che chiameremo late bilinguals, e invece un gruppo di monolingui, cioè di italiani rimasti in Italia, possibilmente mai emigrati per più di un anno nella loro vita. Solo una cosa volevo dire. Qui, allora, monolingui non significa che non parlino altre lingue, perché è un'etichetta di comodo, ovviamente, che ha una serie di limiti, ma viene usata per contrapporre a bilingue. Ovviamente i miei parlanti, come quasi tutti, conoscono altre lingue, a volte le parlano anche durante la loro giornata, ma ho cercato di selezionare persone che fossero principalmente monolingui, anche se alcuni ascoltano persone in inglese, quindi comunque inevitabilmente c'è un influsso comunque di altre lingue, ma abbiamo comunque cercato di controllarlo, e c'è un questionario che abbiamo fatto che poi vi mostro. E invece sul termine late bilinguals, diciamo che io ho fatto una scelta un po' in contrapposizione con la letteratura, perché in letteratura si usa il termine attriters, cioè per intendere le persone sotto attrito e quindi queste persone emigrate dopo la pubertà. Però io non sono d'accordo, perché semplicemente intanto chiamarli attriter abbastanza attriti è già un po' negativo e non mi piace, ma soprattutto a volte vengono chiamati negli studi attriter a priori e poi non si chiama attrition, e quindi alla fine dello studio, quindi chiamarli, diciamo, dall'inizio a priori attriter senza poi trovare nulla, lo trovo, diciamo, non... Questa definizione di attriter è indipendente dal numero di anni in cui la persona... Sì, quello è un fattore che ovviamente viene considerato nell'analisi, anche se parecchi studi hanno approfondito la questione e sembra non avere una grande rilevanza. Cioè, da un certo momento in poi, in genere sono 7 anni, il problema c'è ed è simile nel corso del tempo. Poi ci sono anche studi un po' così... Sì, indipendentemente che uno sia stato per 2 anni nel paese... Sì, no, quello è indipendente. Attrider è la persona che emigra dopo la pubertà. Poi il numero di anni è ovviamente un fattore che va assolutamente tenuto in considerazione nell'analisi, ma attraverso non identifica, identifica i bilingui che sono emigrati dopo la pubertà. Il problema è che dà per scontato che siano attrivi, è quello il problema. E c'è proprio una studiosa che sostiene che tutti i bilingui siano attrider, almeno in un aspetto della loro lingua, che non è possibile non essere attrider, però ovviamente empiricamente non è verificabile facilmente. E come ho fatto? Allora, ho usato un task, un reading task, in cui gli item venivano presentati frase per frase, e poi una domanda di comprensione poi sulla metodologia ci vado abbastanza a fondo perché ho preso e per farlo poi abbiamo testato questi due gruppi 2 volte, e il gruppo di bilingue è stato testato prima e dopo un periodo di vacanza in Italia per vedere appunto l'effetto di reimmersione. Il gruppo di monolingue è stato testato prima e dopo un break, niente, in cui non sono partiti. E ok, come vi ho anticipato, l'attrito linguistico
linguistico non colpisce tutti gli aspetti della lingua nello stesso modo. Ci sono alcuni subsistemi linguistici che sono più sensibili, in particolare in assoluto il lessico. Il lessico già dopo un anno, ma anche meno, si vedono gli effetti. Per questo c'è questa ipotesi che possa essere una questione di coattivazione della lingua. E poi i fenomeni di interfaccia di cui ora vi parlo e anche per esempio l'ordine delle parole. Però altri fenomeni sembra non siano toccati dall'attrito, cioè difficilmente un italiano, per esempio, che vive da 20 anni in Svezia dirà il casa, cioè avrà dei problemi sul genere grammaticale, è abbastanza diciamo più difficile, anche se poi magari avviene ma raramente. Quindi per esempio alcuni fenomeni più strettamente legati alla morfologia, alla sintassi, sono meno toccati dall'attrito affatto. Cosa sono queste interfacce? Allora, l'interfaccia è un concetto astratto in cui all'interno dello spazio della computazione linguistica si intersecano due sottoinsiemi. Cioè, per esempio, se io devo usare un pronome per indicare Mario, devo sapere non solo le caratteristiche grammaticali, diciamo, del pronome, ma anche quelle pragmatiche, cioè devo usare la pragmatica per sapere che quel lui si sta riferendo a Mario. Secondo questa ipotesi dell'interfaccia, tutti quei fenomeni in cui il parlante deve coordinare informazioni di due diversi sottoinsiemi linguistici sono più vulnerabili e sono anche più facili da acquisire per gli L2, quindi per i parlanti che prendono una seconda lingua. Per esempio, invece, il fatto che il verbo in svedese vada sempre in seconda posizione all'interno della frase, certo alcuni casi, è un fenomeno puramente sintattico, cioè lì non c'è da coordinare niente, sai che il verbo va in seconda posizione per la sintassi. Invece, per esempio, per usare un pronome non devo solo sapere che il genere maschile è lui invece di lei, eccetera, ma devo anche sapere a chi mi sto riferendo. Quindi tutti questi fenomeni vengono considerati più vulnerabili ed è per questo e la risoluzione anaforica, che è appunto il fenomeno linguistico di cui mi sono occupata, rientra in questo discorso qui, quindi viene considerata un'interfaccia tra la sintassi e la pragmatica e per questo motivo si ritiene che sia difficile da acquisire, più difficile dai parlanti L2. È anche più vulnerabile e quindi è più facile che possa subire un attrito linguistico. Questa è l'anafora. Quindi la risoluzione anaforica consiste nell'atto di riferirsi ad un elemento già menzionato all'interno del discorso. Quindi per esempio in John was walking in the street when he saw a dog, il fatto che he si riferisca a John è una risoluzione anaforica. Già vedete per esempio in 1A che in italiano abbiamo una struttura diversa, cioè la stessa identica frase la possiamo dire omettendo il soggetto. E questo vale anche per lo svedese, lo svedese funziona nello stesso modo dell'inglese, quindi anche se io mi sono occupata di bilinguismo italo-svedese, per esempio qui li riporto in inglese per semplificare la vita a tutti. Grazie. E quindi che succede? In lingue che vengono definite non a soggetto nullo, cioè quelle in cui il soggetto è, eccetto alcuni casi, sempre obbligatorio, come l'inglese ma anche lo svedese funziona esattamente nello stesso modo, cosa succede? Che se io per esempio ho due referenti possibili, posso disambiguare con un genere quando appartengono a due generi differenti, come John was talking to Mary when he smiled, quindi non mi crea nessun problema. Ma se io ho due referenti dello stesso genere, come John was talking to Patrick when he smiled, la persona che sorride in questo caso, in lingue come l'inglese o lo svedese ambiguo, potrebbe essere sia John sia Patrick. Invece, in italiano non funziona così. Cioè, l'italiano come lo spagnolo, il greco, il croato, il bulgaro e altre lingue è una lingua soggetto nullo, cioè consente l'omissione del soggetto. Però l'omissione del soggetto non è casuale, si fa in determinati contesti. Per esempio, generalmente, quando c'è una situazione di topic continuity, cioè il topic rimane lo stesso, i parlanti italiani preferiscono utilizzare un soggetto nullo.
questa è, diciamo, una teoria che è stata ampiamente riconosciuta e sperimentata e che si chiama Position Antecedent Strategy, formulata da Carminati. Per cui una frase come Monica ha discusso molto con Antonella da quando è tornata da Parigi, il parlante italiano tende a associare la persona che è tornata da Parigi con Monica. Al contrario, in una frase come Andrea ha conosciuto Jacopo quando lui lavorava in una clinica privata, essendoci un nuovo elemento, questo nuovo elemento fa cambiare il topic e quindi un parlante italiano tenderà ad associarlo al complemento oggetto della frase precedente. E anche se così magari non tutti potete non essere tutti d'accordo, c'è variabilità tra i partecipanti, sono stati fatti una marea di esperimenti ed è abbastanza riconosciuto. Poi ovviamente c'è una variabilità tra i parlanti nativi che sarebbe interessante io vorrei studiare, perché comunque non tutti sono d'accordo con questa interpretazione, ma ok, ma generalmente è, diciamo, data per appurata nella letteratura. Quindi qual è il punto? Cosa succede a frasi come queste se un parlante italiano vive in Svezia da molti anni? E la domanda infatti è, in un contesto di L2I bilingui, risolvono il riferimento anaforico nello stesso modo degli italiani oppure cambia a causa delle differenze tra le due lingue e dell'influenza, per esempio nel mio caso dello svedese sull'italiano? E la risposta è no, loro, i bilingui risolvono il riferimento anaforico in un modo diverso, cioè cambia il loro modo di interpretare quelle frasi lì. E questo è stato già dimostrato da vari studi a partire dagli inizi del 2000. Cosa succede in questi parlanti? Che mentre stranamente, ma così è negli esperimenti, il pronome nullo rimane intatto, quindi i parlanti non hanno comunque problemi a continuare questo tipo di interpretazione, il pronome espresso invece, diciamo, si svedesizza, in inglesizza, quindi tendono ad interpretarlo come farebbe un parlante svedese o inglese piuttosto che come un italiano. E questo, diciamo, è già, già stato dimostrato da vari studi e da paper abbastanza accurato. Quindi qual è l'idea? Perché? L'idea è che mentre nel caso del pronome nullo il problema è solo la mancanza di input, cioè io non parlo più italiano, quindi posso avere potrei avere delle difficoltà sul pronome nullo, ma in effetti non sono state trovate, sul pronome espresso c'è la competizione dell'altra lingua. Quindi la competizione tra il pronome espresso in italiano e quello invece in svedese o in inglese crea qui attrito. Mentre nei precedenti studi l'idea è che non sia stato trovato niente sul pronome nullo perché non c'è un pronome nullo nell'altra lingua, quindi non c'è questa cross-linguistic influence tra le due lingue. Come ho già detto, la nostra domanda, e torno al punto principale, è se questo processo di attrito sia reversibile. Ho scritto forse perché ci sono un paio di studi che collateralmente hanno dato alcune risposte a questa domanda, anche se in realtà non hanno testato direttamente la reversibilità. Quindi comunque non era quello l'argomento del focus dei loro lavori, ma comunque hanno aperto un po' la strada a questo discorso qui. Però per testarlo, diciamo, io ho considerato per testare questa reversibilità mi serviva comunque un riferimento teorico importante per poter dire ok, dopo 3 settimane io mi aspetto un cambiamento, perché dopo così poco tempo? E l'idea è che appunto se l'attrito è una questione di coattivazione delle due lingue, cioè di problemi legati alla presenza di questi due sistemi linguistici, anche dopo poco tempo dovrei trovare qualcosa. E infatti questa ipotesi sviluppata da Paradite nel 93, che è l'ipotesi della soglia di attivazione, anche questa, diciamo, stracitata e strausata in questi paper, ritiene che più un item utilizzato in maniera frequente e recente, più è bassa la soglia di attivazione necessaria ai neuroni per attivare il potenziale d'azione. Mentre al contrario, meno frequente e più lontano nel tempo è un determinato item, più la soglia di attivazione
necessaria si alza. Quindi qual è il punto? Che se questi parlanti vanno in vacanza e ci spostiamo da qui, quindi dal fatto che l'italiano è poco usato e non diciamo recentemente a qui, io mi aspetto un miglioramento nelle loro prestazioni. Questo è diciamo il punto teorico di riferimento. Come vi ho detto ci sono questi due studi di riferimento che sono stati importanti per me, anche se appunto non hanno testato la reversibilità del criterio linguistico, e soprattutto c'è anche un altro discorso, che non tutte le lingue funzionano nello stesso modo, quindi anche la coppia di lingue che si studia può dare risultati diversi, perché per esempio lo spagnolo ha un bias più debole dell'italiano, soprattutto sul pronome espresso, quindi non sono direttamente confrontabili per questo, però dal punto di vista del metodo che cosa hanno fatto? Questo che è un studio forse più importante, fatto da Chamorro e Storace, che è la persona che ha teorizzato l'interface hypothesis, hanno preso tre gruppi di parlanti e hanno fatto un test di eye tracking, non so se avete, che è il tracciamento oculare, mentre leggevano, e poi è stato fatto anche un test offline. Quello che loro volevano vedere è se effettivamente l'attrito influenza l'abilità di processing della lingua e non la conoscenza. Quindi cosa si aspettavano? Che se l'attrito ha un problema di processing e non di conoscenza, io non dovrei vedere differenze tra i gruppi qui nel test offline, ma le dovrei vedere solo qui. Questa era la loro idea. E allora per farlo che hanno fatto? Hanno preso un gruppo di... Allora, hanno preso questi due test e hanno confrontato i risultati di questi due test. La loro ipotesi è che se l'attrito linguistico è effettivamente un problema di processing, ma non di conoscenza linguistica, loro dovrebbero aver trovato dei problemi solo nel task online, quello di iTraining, ma non in quello offline. Questa era la loro ipotesi. Per farlo che hanno fatto? Hanno preso tre gruppi. Un gruppo di, loro li chiamano outsider, ma sono gli stessi miei, un gruppo di monolingui e un gruppo che loro hanno chiamato exposed, ovvero un gruppo di persone che erano state recentemente nel paese d'origine, in Spagna. Però non le hanno testate prima, le hanno testate solo dopo, per questo non si può vedere il recovery effect qui, perché non hai la baseline, diciamo. Hanno trovato una conferma della loro ipotesi, cioè nei dati offline non c'erano differenze tra i tre gruppi, erano tutti uguali, mentre nell'esperimento online di eye tracking c'erano differenze tra i monolingui e gli outrider, ma non tra i monolingui e quelli che erano stati esposti nel paese d'origine. Quindi loro hanno potuto concludere che sembra che l'attrito influenzi più l'abilità di processing che non la conoscenza. Qui ovviamente io ci vedo un problema, nel senso che questo lavoro dà per scontato che tutti siamo, che questo gruppo qui fosse già attrito prima. E, sì. Questo sono anche due tasti differenti. Cosa? Sono anche due tasti differenti. Sì. Uno è il tracking e l'altro è il fixo, quindi potrebbe essere anche. Sì, sì, certo. Posso sapere una cosa già prima che è stata molto, quanto parla di processing o di specifico questo lavoro, ma una differenza tra il rispetto del processing, cioè è accesso all'informazione, è il recupero dell'informazione, è il dato, non so, la produzione linguistica, o si parla del processing in generale? Sì, in generale, perché ci sono diversi design, quello che poi appunto, cioè il processing, i problemi di processing però sono stati trovati in design che stavano diversi linguisti. Sì, io ne parlo in generale, però sì, ovviamente lì è task, è dipendente dal task, quello che vai a cercare. Però in generale hanno fatto sia test di comprensione sia anche di produzione, ma almeno l'hanno trovato dappertutto. Questo è un tipo di problema. Sì. Che parametri sono stati estratti in realtà? Allora guarda, dovrei farti vedere gli esempi dell'esperimento, perché loro hanno manipolato il genere e il numero della frase e hanno
cioè posso entrare nel dettaglio, è una cosa un po' complessa, figuriamoci. Comunque abbiamo visto la velocità in due condizioni diverse, una diciamo corretta e una non corretta, mettiamola così proprio per generalizzare, quindi era una questione di velocità nello studio di training, però hanno manipolato molto le frasi, quindi se la velocità di lettura. Sì, la velocità di lettura, però se vuoi dopo ti faccio vedere gli esempi di frasi, perché hanno creato delle frasi in cui il genere grammaticale serviva per creare un problema per creare un ulteriore task di difficoltà ai parlanti, hanno giocato su quello. E se poi dopo ti faccio vedere un po' di esempi per entrare nel dettaglio, però era la velocità, sì. Grazie. Sì. E invece quest'altro studio è un po' diciamo diverso soprattutto nel metodo, però comunque è arrivato a conclusioni simili. Qui è stato uno studio di parlato spontaneo, quindi è stata registrata una parlante, una sola, nel corso del tempo, e là è stata confrontata con un gruppo di una parlante, sì, una sola però andava bene evidentemente, e l'hanno studiata nel corso del tempo e l'hanno confrontata con un gruppo di 10 monolingui. Che succede? Che quello che ha trovato la ricercatrice è che la parlante tendeva a utilizzare, a mettere i pronomi espressi laddove invece sarebbe stato più corretto usare dei pronomi nulli, quindi tendeva a produrre più di quanto farebbe un parlante nativo i pronomi espressi. E poi ha notato che la stessa parlante non faceva più questa cosa dopo essere stata nel suo paese d'origine, quindi tornava a uno stadio precedente. Qui c'è un altro problema, cioè che non c'è il controllo sull'esperimento, nel senso che questo è un esperimento di parlato spontaneo. Nel paper viene sottolineato come comunque i contesti frasali siano gli stessi, però lì comunque anche un verbo diverso può avere un influsso, quindi c'è un po' un problema legato un po' al task, secondo me, in questo tipo di esperimento, anche se in linguistica quindi spontaneo speech si usa, sono assolutamente, cioè comunque quello che ha trovato è assolutamente verificabile, però c'è un po' questo problema che manca il controllo sul task e sugli altri, non sul task. E ha concluso anche lei che nel suo caso l'attrition ha a che fare con la performance linguistica, quindi non con la competenza del parlante, altrimenti questo cambiamento non lo avrebbe trovato. Ok, veniamo al nostro studio. Allora, la nostra principale domanda di ricerca è questa, però per arrivarci dobbiamo rispondere a tutte le altre, ovviamente. Quindi intanto la prima domanda è se troviamo attrito tra questi parlanti italiani e migranti in Svezia. Nel caso in cui troviamo attrito ci interessa anche vedere se c'è una differenza tra i pronomi, come è successo perché negli studi precedenti è stato trovato solo sul pronome stesso. E la terza domanda, quella più importante, è se questo effetto di attrito decresce nei bilingui dopo la reimmersione nel loro paese d'origine. Quindi la nostra ipotesi è che, tenendo conto della interface hypothesis, sì, dovremmo trovare attrito nella risoluzione anaforica sia in termini di scelta, di preferenze, sia di tempi di reazione. Poi, seguendo gli studi precedenti e questa ipotesi dell'influsso dell'influenza cross-linguistica, l'attrito dovrebbe essere più forte sul pronome espresso e forse essere completamente assente sul pronome nullo o non significativa. E poi il terzo, che è la terza ipotesi, è che l'attrito è reversibile tra i bilingue adulti. Per farlo, quindi, come abbiamo anticipato, abbiamo fatto questo test una prima volta, nella prima sessione, a tutti e due gruppi, il test è identico. Poi il gruppo di bilingue è andato in vacanza e li abbiamo testati subito dopo il loro rientro, quindi io li ho inseguiti sul computer mentre erano pronunciati, e invece gli italiani, il gruppo di italiani semplicemente era un break, in cui però non sono partiti, sono rimasti in Italia. Nella seconda sessione, oltre allo stesso test che è stato di nuovo dato ai partecipanti,
hanno fatto un questionario di background per che ci servivano le informazioni soprattutto sull'uso della lingua che ora vi riporto. Forse mi devo spiegare. Allora, i partecipanti sono 21 bilingue e 21 monolingue e 20 bilingui. Lo so che i numeri sono piccoli, ma in questi studi qui è normale, cioè i numeri sono mediamente questi perché sono molto difficili da trovare. Sono tutti, abbiamo cercato di avere dei livelli di istruzione simili. Nel gruppo di monolingui la maggior parte delle partecipanti, quasi tutti i partecipanti, due non sono mai emigrati perché di un anno e i due che l'hanno fatto sono emigrati prima del 2001 e comunque non abbiamo trovato differenze con il resto del gruppo, quindi non dovrebbe avere avuto un effetto. Allora, l'età di residenza in Svezia è di media di 12 anni, ne abbiamo solo uno che ha solo 59 anni in Svezia, l'abbiamo tenuto ma non so, perché il minimo era 7 anni. Cioè, era anziano? Sì, era anziano, e infatti secondo me può avere avuto un effetto, questo qua li faccio, faccio vedere. E il minimo che abbiamo scelto a 7 anni, qui ovviamente ci sono, è un po' arbitrario nel senso, ci sono studi che hanno preso anche parlanti che stanno da 3 anni. 7 anni era stata scelta a un certo punto nella letteratura come linea di riferimento e l'abbiamo mantenuta. Idealmente io avrei voluto trovarli con almeno 10 anni di residenza, ma non ce l'ho fatta, quindi mi sono fatta andare bene 7 anni come limite, ma non me l'ha criticato nessuno questo aspetto. L'uso della lingua, abbiamo usato una scala da 1 a 5, chiedendo loro che se parlasse una determinata lingua mai, raramente, fino a ogni giorno. I monolingui italiani parlano italiano principalmente, quella, diciamo, questa percentuale di uso dell'inglese e francese ha a che fare molto con i film, le canzoni, perché erano nelle domande. Mentre in Svezia la situazione è un po' più complessa, nel senso che utilizzano principalmente lo svedese, quindi il 76%, parlano italiano soprattutto a casa, qui forse sarebbe stato necessario fare un ulteriore test dettagliato in questo caso, perché per esempio alcuni ci dicevano che loro parlano italiano con i figli, ma poi i figli gli rispondono in svedese. Stessa cosa con i mariti e le mogli, quindi questo input in italiano c'è, ma è sempre, diciamo, bisogna tenere conto di questo aspetto. E alcuni, questo inglese ha a che fare soprattutto nella maggior parte dei casi con film, Facebook, cose più lette che parlare. E invece durante le vacanze in Italia ovviamente la situazione cambia radicalmente, perché per fortuna vanno tutti a casa dei nonni e quindi si switcha e si passa completamente all'italiano. Mantengono un po' di svedese perché comunque noi abbiamo chiesto anche se parlavano a telefono in italiano o in svedese, quindi comunque rimane una percentuale di svedese per questo motivo. Il questionario l'abbiamo modificato e preso da KJR che abbiamo fatto nel 2007 e l'abbiamo pesantemente modificato per le nostre necessità. Poi ecco qui vi mostro un dato che è quello che ci ha creato un problema secondo me, forse, che ha a che fare con i tempi del test, cioè purtroppo i bilingui siamo riusciti a testare, tra il primo e il secondo test sono passati circa 42 giorni, perché noi li abbiamo testati molto prima delle vacanze e poi subito dopo. Quindi il numero di giorni tra i due test non coincide con il numero di giorni in vacanza. Il numero di giorni medio in vacanza è di 23 giorni. Ma invece in monolingue per un problema pratico di tempo sono stati testati solo 22 giorni da un test e l'altro. Noi pensavamo che con tutti i filler eccetera non avremmo avuto degli effetti qui e invece purtroppo li abbiamo trovati. Come vi farò vedere a breve. Quindi il test era così: schermo del computer, tastiera, la frase era sempre su una riga, qui non mi entrava, ma tutte le frasi erano tutte su un'unica riga, frase target, domanda, uno oppure due. Quindi, diciamo, tra questo spazio e questo spazio abbiamo misurato i tempi di lettura e tra lo spazio e la risposta abbiamo misurato i tempi di risposta. Le frasi... Scusa, sì. Sì.
siccome ho detto che è un self-paced, no? Sì. Che va avanti la persona. Sì, se la gestiva loro. Sì. Quindi tempo di lettura e poi la persona schiaccia il pulsante, sì, perché sono pronto per la domanda. Sì. No, gli arriva subito la domanda. Ah, gli arriva, quindi non c'è la. Non c'è il mente. Quindi dov'è che la persona manda avanti alla fine di tutto? Manda avanti, sì, qui. Qui. Cioè quando spinge uno, gli appare di nuovo la X, respinge spazio. Quindi non ho capito, dicevo, bisogna avere un tempo di lettura, cioè è un po' una domanda di critica. Cioè dopo mai ha discusso con Andrea, andata a Parigi, lei prende il tasto e poi... E gli appare la frase, e a quel punto preme ovvio... E quindi anche lì vuole misurare le risposte, quindi sì. Bisognerà anche su fuori la discussione, sono le cose che devi dire. Sì, sono diciamo due cose diverse, perché questo, cioè il problema è questo, quando devi processare l'intera frase, e io te la devo mostrare intera, perché un test così parola per parola non era proprio fattibile, che succede che io di fatto qui non sono sicura se il tuo problema è il pronome o se ti crea un problema qualche altro aspetto della frase, non lo posso sapere. Quindi abbiamo deciso di misurare comunque anche questo, anzi abbiamo dato più importanza ai tempi di risposta, perché qui invece è chiaro che devi scegliere e che qui il focus è sulla scelta del pronome. Perché purtroppo in questo tipo di frasi è questo problema, essendo non parole singole ma frasi. Ok, il materiale erano quindi 20 frasi target, di cui 10 con i pronomi nulli e 10 con i pronomi espressi, in frasi neutre da un punto di vista semantico, cioè come questa in cui la persona che è tornata da Parigi può essere Monica Antonella, non c'è una, diciamo, un elemento che ti faccia propendere per uno o per l'altro, insomma. E poi abbiamo usato 10 frasi di controllo, cioè che abbiamo fatto? Abbiamo disambiguato il genere, tipo Monica ha discusso molto con Luigi. Perché? Perché volevamo accertarci che in questo tipo di frase non ci fosse magari un problema anche proprio con la lingua italiana, con problemi anche di patologie, eccetera. Perché qui se rispondi in maniera errata in una frase come Monica ha discusso molto con Luigi e rispondi parecchio in maniera errata, io non posso... Oppure sì, oppure automatismi, oppure rispondere senza dare troppa attenzione al test, abbiamo deciso di mettere frasi di controllo uguali alle frasi target, in modo da assicurarci che non ci fossero problemi qui, che non c'erano. Cioè, a parte in qualche caso in cui il parlante durante il test avrebbe detto oddio, ho premuto il bottone sbagliato, ma non assolutamente non rilevante, il resto non è un problema. E poi i filler, che erano frasi appunto completamente diverse, garden fat, eccetera. Allora, i risultati. Quindi i nostri tre fattori erano il gruppo, quindi la differenza tra i bilingue e monolingui, la sessione, prima e seconda, e il pronome, aperto, espresso o nullo. E le variabili erano appunto le preferenze e i tempi di reazione. Allora, c'è un sacco di roba qui dentro, ma così c'è un'idea generale. Questo riguarda, quindi questa figura qui riguarda le preferenze, quindi la scelta che abbiamo fatto, e la prima, ve lo spiego perché è un po', c'è un sacco di roba. Allora, poi sull'asse delle ascisse c'è la sessione, quindi questa è la sessione 1, questa anche, e questa è la sessione 2. Tutta questa analisi riguarda il pronome espresso, e tutta questa analisi riguarda il pronome nullo. Poi, questi sono i monolingui, e questi sono i bilingui. E qui è, diciamo, la percentuale di risposte, diciamo, corrette, anche se non posso usare il termine corrette perché non è che è un fatto pragmatico, quindi non dire che è grammaticalmente corretto non è corretto. In accordo, ma infatti abbiamo scritto qui su questo lato proporzione di risposte oggetto, cioè quelle corrette, e qui risposte soggetto, che è quello che avrebbero dovuto fare. Quindi diciamo che qui avrebbero dovuto fare questo. Cioè dirci che la persona che lavorava in una clinica privata è chiaro, mentre qui avrebbero dovuto fare questo, cioè dirci che la persona che è tornata a Parigi è Monica. È troppo confusionario questo? No, è leggibile, perfetto. Ok, quindi intanto la prima cosa generale che abbiamo trovato e che è in linea con altri studi
che il pronome nullo è più incerto del pronome stesso. E questo è stato trovato in altri studi e sembra che sia molto legato all'ordine della subordinata e della principale, cioè invertendo quest'ordine pare che si abbia l'effetto opposto, quindi si abbia in questo caso una maggiore chiarezza sul nullo. Però noi abbiamo, le nostre frasi sono tutte con questa struttura perché sapevamo di poter trovare questo problema, ma abbiamo evitato di creare liste con due diverse strutture della frase. Quindi questo è il primo discorso, ma ce lo aspettavamo e va bene. L'altra questione che è quella che ci... il primo punto è che c'è un'interazione, nel senso che i bilingui nella loro performance sono meno corretti dei monolingui. Questo c'è. Quindi un effetto di attrito lo abbiamo trovato. Il problema qual è? Allora, intanto l'altro discorso dovevamo capire se ci fosse un pronome con più problemi rispetto all'altro, e anche se questa differenza qui è più grande di questa differenza qui, non è comunque statisticamente significativa, questo è un po' il problema. Però abbiamo trovato altro, che poi vi mostro. E poi la cosa, diciamo, che ci ha creato più problemi è che mentre i monolingui nella seconda sessione non migliorano, peggiorano leggermente, ma comunque non migliorano, era quello che noi speravamo di avere in tutte e due le condizioni. Qui c'è questo schizzo, cioè c'è questo miglioramento enorme, significativo dei monolingui nel pronomio. La nostra ipotesi è che forse qui era troppo giusto. Cioè sono stati non abbastanza corretti nella prima fase, quindi c'era spazio per un miglioramento, perché qui comunque ci aspettavamo un po' di più di quello che hanno fatto. Quindi loro ricevono feedback, quindi hanno... No, assolutamente, loro scoprono tutto alla fine di tutto. Non hanno stamato che c'era qualcosa che... Sì, diciamo un po' quello, cioè comunque c'è stato un effetto di training, però era e solo del pronome. E questo un po' ci crea un po' di problemi perché lo troviamo difficile da spiegare. La cosa nella seconda sessione, la cosa buona è che per esempio qui la differenza tra i due gruppi praticamente si annulla, che era quello che noi speravamo di trovare anche qui, e che invece non abbiamo trovato per questo training effect maledetto che ci ha creato appunto questo problema. E poi abbiamo trovato l'interazione con il pronome, nel senso che il pronome nullo è migliorato più del pronome espresso, ma qui diciamo dipende anche dalla qualità dell'input in vacanza, che questo non è, è una cosa che non potevamo, diciamo, calcolare e che non ci crea questi problemi. Il problema più grande è questo, cioè questo training effect molto forte sul gruppo, solo sul pronome, quindi parziale comunque. L'altro discorso è che, ok, il pronome nullo non ha... Sì, possiamo tornare. Sulla sezione 2 però non c'è differenza tra il libro e il libro, cioè il pronome nullo. Qui? Cioè, non è che il training funzioni di più con i monolingui di sapere lingue, semplicemente non c'è differenza. Non c'è differenza. Stai parlando della sessione 2 o no, scusa? Della sessione 2. La sessione 2 la differenza non è significativa. Non è significativa tra quello. Quindi c'è interazione, ma non sono significative. Sì, però comunque c'è questo miglioramento che se avessimo, diciamo che non ci. Che non cambiamo più che altro, solo su questo pronome. Non so esattamente cosa abbiamo capito. Comunque probabilmente c'è molta variabilità tra i soggetti. Sì, certo, però comunque diciamo che sarebbe interessante vedere se quelli che sono stati sicuramente peggiori qui sono poi gli unici che migliorano, forse potrei vedere qualcosa del genere, però non riesco sinceramente a dare una spiegazione, non ho gli elementi per poter... Avete provato a fare un controllo di outlier, se c'è qualche outlier per qualche variabile? Per esempio, prima l'esempio della di Simone che sta
stato Svezia 52 anni, non so se avete provato a toglierlo. Oh, lui è bravissimo. Sì, abbiamo una... No, ma comunque sono... Cioè, ci sono alcune persone che hanno... sì, che non performano negli altri, però in generale sono simili, non c'è una grande differenza, solo qualcuno. Però abbiamo deciso comunque per ora di non tenerli in mano. Sì, sì. Il signore per esempio sono tantissime. Sì, capito, cioè c'è anche questo problema delle lago 5 perché... No, fanno un controllo, magari ci sono delle tecniche statistiche che tu puoi vedere se è vero una determinata variabile che prende in considerazione, c'è qualche soggetto che magari ti sorprende. Sì, questo lo possiamo fare. Magari può essere che ti può sprecare per una variabile e una. Sì, sì, grazie, questo lo faremo perché vuol dire. No, per quanto è che le interazioni ce le significative, però non ha le singole differenze, sì, perché questo sì, è il problema. Quello che stiamo capendo per questo. È quello il problema, infatti. Comunque, poi che è successo? Siamo andati un po' più nel dettaglio e abbiamo visto, ok, questo pronome nullo doveva essere quello con meno problemi nei dati, in questi dati così, ma se poi vado a vedere questa distribuzione, insomma, questo per me è un effetto. Cioè, questo sono, prima vi spiego un attimo la figura. Quindi questa è la sessione 1, questa sulla sinistra, e quella a destra è la sessione 2. Questi sono i minimi monolingui, e questi sono i bilingui, e questo è il nullo, e questo è quello espresso. E qui sono le risposte, diciamo, corrette. Qui nel pronome nullo, questa cosa significa che comunque ci sono parecchi partecipanti che sono diciamo sotto a una soglia che è sotto anche al 60%, che è tanto. Questa è la diciamo, abbiamo fatto una distribuzione per vedere se ci fossero dei singoli partecipanti che erano più in basso rispetto ad altri nella media. Sì, sono gli stessi. Però abbiamo visto le medie per ciascun partecipante e abbiamo visto che c'è comunque, c'è tanta variabilità sul nullo. Quindi ci sono alcuni che sono praticamente perfetti e ok, ma ci sono parecchi che stanno sotto una soglia che è sotto il 60%, che è veramente poco. E questo ci fa comunque pensare che questo effetto sia interessante. Non so come fare in modo di capire se è significativo in qualche modo, onestamente. Perché questo sarebbe... Sì. Discutiamo già? Sì. Può tornare a quella precedente, per favore? Sì. Allora, questa è qui, l'analisi statistica che avete usato, che cos'è? È un mixed model regression effettuale. Allora quello già tiene in considerazione, proprio questo, cioè quello è il modo per controllare, in genere sono potentissimi sì, i modi, sì, che tengono conto della variabilità tra sì, i partecipanti e della variabilità tra gli items in sì, interazione. Noi ne abbiamo sì. E se non viene fuori significativo anche con l'X e l'Odest, che in cui genere viene fuori significativo tutto, perché ha una quantità di dati di libertà pazzeschi, col contatto, sì, vuol dire che effettivamente c'è una variabilità un po' imbarcabile. Sì, questo è il problema. Noi nell'analisi del modello abbiamo considerato di più la strada di come farà, non so se avete usato delle correzioni che possiamo fare con l'X e l'Odest, come in dati legati a massa la varianza di togliere gli outliers, perché questo potrebbe essere un modo per rifarli, girare la analisi. Possiamo provarlo, non l'abbiamo fatto per questo problema del numero, ma anche solo per provare, se sono per provare, c'è proprio, anzi viene raccomandato, sì, che nell'uso dei mister text cosa prima fai un controllo di pronomi per gli outliers. Ok, sì, lo vedo. Il numero non è così importante, 20-20 per il mismo è abbastanza buono. Ok. Poi nel modello abbiamo considerato l'età e non ha. E l'età. Come sì, come sì. E anche il trial, quindi
c'erano effetti di stanchezza o di miglioramento e li abbiamo trovati, come dici tu. Perché invece dal punto di vista un pochino più teorico, sì, diciamo non solo statistico piatto, secondo me il periodo di permanenza che deve essere è cruciale, perché è un po', allora, l'analogo della persona che è stata 50 anni, sì, 20 anni, 20 giorni in più in Italia non mi fa niente rispetto a chi è stato 7 anni e si sa, dell'effetto di ripetizione, no? Sì. Quando tu ripeti in una lista una parola, se è una parola che tu non hai mai visto, una volta dopo l'effetto di ripetizione è enorme, se è una parola che conosci benissimo, c'è pochissimo, sì, effetto di ripetizione. Anche se nel nostro caso, diciamo, il discorso è questa coattivazione, quindi quando tu sei in questo stato più monolingue, comunque dovresti... però la comprensione è come se sia alternativa, che non sia solo coattivazione. Sì, sì, è vero. Io ho una domanda, cioè, forse c'è qualcosa che mi sfuggita, da questi sono praticamente la cura, si dice, la soluzione che non c'è niente. Poi però ho preso la tossica, riesco a avere anche altre, non so se uno... Sì, può... ora per... Ok, quindi ho preso i tempi di risposta delle frasi, sì, ma avete misurato i tempi di risposta anche qui, cioè l'incertezza della risposta? L'incertezza della risposta... Qui, cioè quando uno dice Jacopo o Andrea? Sì. Tu hai misurato solo la cura, sì, o anche l'incertezza? No, 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 no. Ok, allora, sì, perché questi sono, possono essere informativi. Ok, sì, adesso ci vado proprio su questi. Adesso anche sulla fotografia. Ma anche all'inizio cioè, della bronzerata, la ragazza sì. Sì, certo. Sì, però si può giocare sulle percette per in certo modo. Sì, però tutti e due devono essere rango, no? Sì. Sì. Sì, però poi si possono condizionare anche da quelli sui soggetti. Cioè, sì, quindi già fatto sì, diversi modelli di scelta di base, perché non so quindi, cioè, come ipotesi da loro e come esplorazione di dati si può andare a vedere singoli soggetti qual è il più variato o meno, però poi alla pratica con i soggetti stare un po' attento perché giustamente ce ne è poco, gli altri si è in realtà e con i soggetti quindi la linea no, ma no, magari lo vediamo solamente per tenere le foto, però scusa, la procedura raccomandata eccetera di poter autrare sono i singoli le singole osservazioni di autrare le singole osservazioni non partecipate in intero o a interferire in intero sono tantissimi sì sì no c'è cioè, l'importante è che hai soggetti di 7 anni di giornale sì, sì anche l'età di soggetti molto diversa uno massimo sì. 50 63 anni sì. Sono molto più giovani potrebbe essere interessante anche vedere cioè, il singolo soggetto come si... Sì, guarda, si quello che abbiamo notato è che quelli che stanno da più anni in Svezia non sono meno accurati, però quelli che sono un po' più vecchi, non tutti, ma alcuni sono un po' più lenti, ma non meno accurati. Quindi questo l'abbiamo visto. L'osservazione di Laura permette di capire un equivoco o un possibile modo di considerare l'outliers, no? Cioè quello di dire tolgo dalla persona come andare perché certi parametri va fuori, sì, per singolari, oppure invece il controllo delle singole osservazioni outlier. Cioè lei dice di controllare le singole osservazioni. Credo che sia così se si guarda magari con riferimento all'altro discorso, no? Che sono anche scuole di pensiero, certo, però in fase esplorativa per non toccare i dati. Cioè, sì, perché questo è però appunto un conto sono le esplorazioni che si fanno per comprendere l'effetto che si ottiene, un conto poi è generalizzare, pubblicare lo studio di analisi, certo, quindi sicuro sono tutte cose che avrebbero fatto in fase proprio di lavoro. Sì, sì. Per capire no, soprattutto da dove viene l'effetto esplorativo. Grazie, ma queste cose le... Queste però, cose le però questa fornitura forse non ha in termini di risposte non può essere. Esatto. Cioè nel senso che la cosa succede. Sì, sì. Non tanto la cosa della partenza. Ok, la partenza però anche è sul livello del soggetto, non sul singolo... All'interno del soggetto. All'interno del soggetto, non è il livello del risultato. Sì. Ok, grazie, questo è molto utile.
quando la risposta è corretta, come cioè in linea con l'ipotesi, sono più veloci. Quelli verdi, diciamo, è la risposta aspettata, corretta, e il rosso invece sono quelli teoricamente per ciascuna delle scorrette. E i parlanti sono sempre più veloci nella risposta corretta se confrontata con quella non corretta. Quindi effettivamente c'è questo, cioè la regola esiste e funziona, ma abbiamo un po' di problemi. Troppo veloce esistono sempre. Quindi qui, perché poi tutti i dati ve li volevo far vedere nell'altro che è qui, diciamo quello che vi volevo dire su questo schema, perché per leggerlo così è un po' difficile, è solo che appunto in tutti i casi i parlanti, quando devono scegliere la risposta, che appunto nella risposta corretta sono sempre più veloci che nella risposta sbagliata, questo vuol dire che la regola esiste e ce l'hanno. Questo non vale per i No, anche per i monolingui. Beh, non sa, sì. No, sì, non è significativo quello lì. Qui abbiamo, probabilmente, qui infatti è un po' strano, però è sempre il discorso del nullo su cui c'è il miglioramento. Cioè in questa prima sessione, infatti, qui non è molto significativa la risposta tra, non è molto significativa la differenza tra soggetto, non è significativa la differenza tra soggetto e oggetto. E questo è in linea con questo. Cioè, secondo me, quel fatto che io sospettavo che fossero stati, cioè quel fatto che forse sono meno corretti rispetto a un partenza, sono diciamo tutto l'effetto di tre posizioni. Sì. Allora, intanto noi ci aspettavamo innanzitutto di trovare i bilingui più lenti dei monolingui, e non è così, sono più veloci. Questo sempre succede, so che succede, noi speravamo di no, ma succede, e potrebbe essere invece proprio un discorso di facilitazione, cioè proprio perché sei abituato a gestire contemporaneamente due lingue, hai una maggiore forse capacità metalinguistica o di giocare, di gestire la lingua, quindi sei molto veloce. Questa la hanno fatto proprio le teorie sulla se tu sei abituato in continuazione a sopprimere l'altra lingua, quindi a controllare di più, quindi le funzioni esecutive sarebbero migliori. Sì, migliori e discutibili, sì. Spesso succede. Succede, io ho visto che gli studi diciamo simili hanno nel confrontare il monolingue e quindi hanno trovato questo effetto, cioè dei bilingui più veloci. E questo è un discorso. Ah, questi sono i tempi di risposta, questi di lettura. Una casa, no? Qui ci sono i bilingui e qui ci sono i monolingui. Questa è sempre la prima sessione e questa è sempre la seconda. Se non è chiaro, ditemelo, perché magari non mi dico proprio se è troppo carico. E questo è il pronome espresso e questo è il nullo. Allora, intanto salta all'occhio subito, oltre al fatto che i bilingui sono purtroppo più veloci dei monolingui nei tempi di risposta, salta subito all'occhio che mentre i monolingui sono sempre più veloci sul pronome espresso, sì, scusate, il quadratino sul pronome espresso, c'è un cambiamento di pattern nei bilingui, cioè all'inizio sono più veloci sul nullo e sono più lenti sul pronome espresso, anche se sono più accurati sul pronome espresso, cioè sono più accurati ma ci tengono di più. Mentre al contrario, dopo la seconda sessione si capovolge completamente il pattern, quindi diventano più veloci nelle frasi con il pronome espresso che con il pronome. Quindi sono più accurati, ma ce ne sono più, potrebbe essere una sfilatura, sì. Cioè ho intanto una velocità, una velocità, accuratezza. Ci sono dei modi che potresti utilizzare, magari un po' raggelato in funzione di questo. Cioè al metodo di questo aspetto, non so se l'hai fatto. Non l'ho ancora fatto, però ci stavo pensando. Perché altrimenti ci ha dato. È meno solido. Ci sono delle formule che si usano per in qualche modo correggere, sì, correggere questo aspetto, quando vedere cosa ti resta al meglio di queste. Sì,
Sì, lo facciamo perché tanto comunque dobbiamo quindi lavorarci su questo. E qui l'interazione è purtroppo solo sul gruppo ed è sul monitor, cioè loro sono quelli che migliorano in maniera più sensibile anche nei tempi di risposta purtroppo. Nei tempi di lettura l'unica interazione che abbiamo trovato è che tra la prima e la seconda sessione, cosa che ci aspettavamo, un miglioramento nei tempi di lettura, ma purtroppo essendo lo stesso nei due gruppi non ci dice niente, cioè idealmente qui non avremmo avuto un miglioramento nei tempi di lettura, mentre qui sì, ci avrebbe potuto dire qualcosa. Sì. Un secondo di differenza? Così tanto? Sì, tanto. Tanto. È tanto. Tutti i due gruppi? È tanto, sì. Loro... viene a pensare che ci migliora un task, c'è qualcosa in task, forse è molto più... No. E il task nella seconda... Sì, a ragionare, diciamo, c'è una cosa che è un fatto di compito, perché... Cioè, il effetto è che... Dopo un gruppo dopo 40 giorni. Sì. Un altro gruppo dopo 20 giorni, non scrivono questi 5 terzi, no? Ma infatti scusa, un gruppo di figli o un gruppo di mamma? Sì, però gli stimoli, gli altri sono gli stessi. No, sono gli esterni. Ah, sì, scusa. Ok, sono linguistico molto diverso. Sì. C'è anche una stimolazione linguistica. Sì, uno è rimasto in Italia, l'altro, sì. Sono sempre italiani, sono in Italia. Ah, ma così, sì. No, no, c'è. Credo che il suo sospetto, il suo sospetto. No, cioè, mi chiedo, cioè, che non so se c'è un problema nel task, però... Non so. Credo che il suo sospetto che mi trova se questo abbastanza d'accordo sia che 20 giorni non sono sufficienti. Sì, questa è la mia idea. Che loro se ne ricordano le frasi, si ricordano che c'è stata incertezza. Le frasi, non credo le esatte frasi che se ne ricordassero, perché tutti mi hanno chiesto, questa volta è stato un po' più facile dell'altra volta in Molini. E poi gli ho detto, alla fine, guarda che le frasi ricordano. Però sì. Sono più, forse c'è un effetto, cioè sono più sicuri anche nel task. Ma secondo me parte si ricordano anche dove c'è stata l'incertezza. Sì. Quindi il problema, cioè questo è il mio sospetto, però non lo so, cioè non so come. Sì. Secondo tutto scegli, non so se l'hai detto, ma c'è cioè, avere una fase di pratica. Come non ho capito? La fase di pratica. Sì, ma erano tre frasi. E non in tutte e due le fasi, anche nella prima. Sia nella prima che nella seconda fase avevano tre frasi di training, però non erano le stesse. Non le stesse, sì. Comunque hanno fatto l'esperienza, forse hai fatto poco training. Dovevo fargli fare più training nella prima sessione, dici? Beh, magari se tre frasi non capisci la prima logica, però non ha fatto davvero, diciamo, non hai imparato il task. Hai capito il task, ma non hai imparato. Nel senso che devi fare di vedere, magari devi fare di più. Dici che quello potrebbe. Beh, se devi risposta, cioè se il primo gruppo ha imparato quel task, però il secondo, diciamo, tutti saranno si aspettano. Cioè, però l'ha fatto anche nell'analisi, se non sbaglio, ha fatto un controllo, perché avete bisogno di stanchezza, di pressione, di stanchezza, sì, del tempo. Sì, che c'era detto che non c'era. No, c'era un effetto. All'interno della sessione alcuni peggioravano nel corso del tempo, sia proprio anche nella cadenza diventavano più lenti. Ovviamente i file erano la sessione era randomizzata. Sì, era tutto randomizzato, sì, ovviamente. Ok. Anche di parità, no, mi fermo perché. E vabbè, qui vi volevo far vedere tutti gli effetti, magari vado molto veloce qua. Sì, vado veloce perché è passata un'ora. Allora, questi invece abbiamo cercato di vedere se c'erano relazioni con tutta una serie di fattori che abbiamo valutato appunto. L'unica cosa che abbiamo trovato una correlazione, ma che ha una correlazione a sua volta con l'età e quindi non ci consente diciamo, di fare le due cose, è il periodo di residenza. Cioè questo effetto in questo caso c'è, sia nelle preferenze, sia nei tempi di reazione, però a sua volta il periodo di residenza è legato all'età, c'è una grossa correlazione con l'età, perché
ovviamente più sono stati, più sono anziani, più sono stati in Svezia, perché mediamente tutti non sono emigrati tra i 20 e i 30 anni, quindi c'è questo problema qua. Quindi il fatto che abbiamo trovato una relazione a cui non ci consente di poter dire che qua c'è stato qualcosa di significativo. Quindi alcuni 20, 25, 22, cioè non c'è tantissima variabilità, ma comunque l'abbiamo cercato di considerare nei dati, comunque anche lì c'è correlazione, nel senso che anche qui chi è arrivato prima è stato tutto. Questa è la difficoltà di acquisizione della seconda. Della seconda lingua, sì, si usa questo termine, sì. Quindi qui, allora, noi cosa ci aspettavamo? Che in termini di preferenza avremmo trovato in generale tra i due gruppi, e questa differenza generale c'era, ma non c'era sul singolo pronome, che speravamo, ci aspettavamo di trovare tempi di reazione più lenti di monolingue, ma non l'abbiamo trovato. Ci aspettavamo, secondo me, e questo secondo me è interessante, di trovare attrito sul pronome overt, ma abbiamo trovato un effetto anche sul nullo, cioè sul nullo succede qualcosa, e forse invece ci conviene proprio, come dire, focalizzare l'attenzione su questa cosa che comunque è innovativa e che comunque molti studiosi ritengono che ci fossero negli studi precedenti, diciamo che sì, perché ci si aspetta che anche qui c'è un problema, perché la mancanza di input non è selettiva, è su tutti e due i pronomi. Poi può esserci un maggiore effetto sul pronome stesso per la contrapposizione con lo svedese, ma non trovare niente sul nullo è un po' comunque strano, e questo l'ho pensato anche io quando mi sono occupata di questa cosa. Quindi, e purtroppo qui gli effetti di recupero, cioè ci sono dei pattern, tipo appunto il fatto che i parlanti per il quiz primo sono veloci su uno dei due pronomi e poi sull'altro, ma il resto purtroppo non è significativo, quindi non possiamo concludere ci sia questo effetto di reversibilità. Io non so se adesso c'è un lavoro sui dati che ancora possiamo fare per vedere se c'è qualcosa, come ci avete anche consigliato un po' di vedere un po' gli outliers, che cosa succede, però non penso di poter sostenere il terzo punto, anche lì non c'è la significatività se non ho capito male. C'è una tendenza, c'è una tendenza. Ma non c'è significatività. Questo lo dobbiamo. Anche il tuo punto che già è incoraggiante, in buona direzione, sì. Però non è sì. Quindi non lo so, adesso dobbiamo vedere come mettere la cosa, perché secondo me è una tendenza, cioè secondo me onestamente è vero sia che il pronome nullo viene toccato dall'attrito sia che c'è un recupero, però qui non abbiamo trovato dei pattern, degli effetti, ma non significativi. Poi se c'è qualcosa che possiamo fare, non so se... Ok, va bene, questo non ci posso. Grazie. Un paio di altre cose nella direzione di capire sì. Cosa succede sì. Sia di tipo tecnico che anche teorico. Forse, non so, però un qualche tipo di analisi che potrebbe servire a chiarire qualcosa sì. Di mettere il trial, il numero di trial fra le variabili all'interno del modello, cioè ti spiego. Ci sono persone che nel corso del compito vanno sempre più meglio perché sì. Sì. Allora l'ipotesi potrebbe essere che il monolingue apprende di più e quindi migliora col trial invece, e questo se la porta dietro come anche 20 giorni dopo. E mentre il bilingue potrebbe essere pedato, è già molto veloce, più di tanto non migliora. No? Ah, è interessante, non ci ho pensato. Questa potrebbe essere forse guardando scorporato. Sì, sì. Grazie, questo è molto utile. No, l'altra cosa invece è un suggerimento, così su come impostare il
tipo teorico, domande di tipo teorico. Sì, io sì. Non so su quale base ci si aspettavamo che i bilingui fossero più lenti. Non so se è della letteratura delle spalle. Sì. Perché c'è un'altra letteratura che ipotizza esattamente il contrario. Sì, e il problema è questo, che secondo me, allora, nella letteratura nostra, in tutte le riviste pubblicate, cioè, poi ci sono questi bilingui più lenti e non lenti. Il problema è che a volte, se succede il contrario, è più difficile pubblicare. E quindi io non so se... No, allora, in quali letterature, ad esempio, in quella che lavora sulle parole singole, cioè accesso al lessico, decisione lessicale, lessica data, voce, parole singole, che quella che conosco io, per quando non la conosco, e nelle stesse due ricerche, scuole due ricerche che ho fatto io, di lettura data voce di libri, adulti, di bambini, sì. In questa letteratura c'è quasi sempre che il bilingue è più veloce. Sì. Nella tua, quindi sulle frasi? No, non c'è. No. Cioè che il bilingue in genere è più veloce. E quindi a pensare che cosa c'è più di lessicale in questo compito, magari che potrebbe portare, perché la risposta è una risposta tutta, no? Sì, uno no, tipo decisione lessicale. Sì. Non lo so. Forse non ha senso, però guardare anche meglio quali caratteristiche del compito potrebbe andare nella direzione di una di essere più veloci e più rispetto ai nostri. Sì, no, poi l'idea di vedere dentro al tale la stessa cosa, così, perché potrebbe sostenere la, insomma, anche la mia ipotesi che ci aspettiamo un altro tempo. Non so perché, ma sì. Va bene, grazie, ci sono domande. Stavo pensando, che forse per il prossimo studio, se tu volessi ancora prendere il diploma di postdoctorale, potrebbe essere interessante utilizzare il Mosteo, lo conosci? No, perché così invece puoi fare una serie della divisa, ragazzi, però la cosa principale è che invece di prendere un tempo di risposta singolo, lento, per il tasto, quello che devono fare i partecipanti devono muovere il mouse, il mouse del computer per fornire la risposta. Quindi hai una serie di dati molto ricca che ti dà informazioni più precise anche sul processo decisionale, cioè puoi analizzare l'incertezza della risposta in base alle oscillazioni del mouse, insomma è un po' interessante. Io qui ho un programma. Si può essere anche molto simile a questo studio qua, quindi se volete confermare il dato, però è una misura più ampia. No, è interessante per darti informazioni sul processo online, di revisione ad esempio della risposta, sì. Ti permette di vedere molto bene, molto chiaramente se prima viene selezionata una risposta e poi durante il processo decisionale viene modificata. Ok, poi mi dai magari un po' di riferimenti, grazie. Io diciamo lì il problema su questo tipo di task è che trovare questo tipo di partecipanti bilingue, almeno se tieni in Svezia che stanno andando in Svezia, è difficilissimo, tanto che mi sono girato tutta la Svezia in treno. Quindi c'è una variabilità tra i partecipanti che io so che avrò, perché se no non li trovo. Per cui questo è un po' un problema forse con questo tipo di task, che io mentre sul livello di istruzione stranamente ce l'hanno tutti, almeno tutte le persone che hanno fatto mediamente alto, quindi quello è una cosa che inevitabilmente, anche senza volerlo, controllo. Sull'età no, ed è un po' un problema, perché se no non raggiungo un numero, cioè io almeno 20 persone devo intervistare, quindi mi sembra proprio... Potrebbe anche invece singolarmente alla fine, cioè puoi fare un'analisi di gruppo e poi vedere singolarmente insomma, un po' come si può fare, ti seguire proprio. Perché questo tipo di task è vero che per carità l'età ha ovviamente un effetto e c'è, però più glielo complico, più forse... No, ma questo è semplice, cioè poi in teoria puoi fare lo stesso esperimento ugualmente, solo che invece di chiedergli di esprimere la risposta prendendo il tasto 1 e 2, dobbiamo fare un modello di mouse, quindi diciamo, cioè la complessità è la stessa, è solo che a te hai un maggior numero di dati, cioè, variati. Analizzare, cioè, sia informazioni spaziali,
delle risposte, dei temporali, poi del tempo di azione totale, oppure la condizione della risposta. Ok, cioè, quindi è più complicato per le donne, poi però comunque in realtà è validente, poi c'è invece il modo il nostro. Ok, grazie, sì. Una cosa che io penserei, se pensate a fare gli studi successivi e è importante trovare partecipanti, è agire lì dove vuoi agire, cioè sul numero degli altri. Ok, aumentare il numero degli altri. Sì, perché tu hai, mi sembra 10-10. E i target, sì. 10-10. Magari non c'è il numero. Molto anzi, veramente, sì. Perché tra l'altro ti scusa. Magari succede tutto in tantissimi film. Sì, sì, perché proprio per evitare questo training e test che si dice lo stesso. Però magari luci il numero del film e anche il numero degli altri sono pure. Quindi posso dire che guarda questo, perché proprio noi ci avevamo pensato in realtà questa cosa per evitare il problema del numero dei partecipanti. Il problema è che se io metto più target devo mettere più file, perché questi sono test in cui a forza di farlo prendi, cioè c'è questo rischio. Se aumento il numero dei filler diventa un esperimento lunghissimo e quindi ho la gente che a un certo punto mi... cioè già in questo molti a un certo punto si sentiva che l'hanno detto più faticato. Però quindi questa cosa per il centro in che senso? Nel senso che comunque loro tu non è che ti hanno finito, cioè non è che dice quello che hanno sbagliato. No, io non dico niente, certo. E quindi non c'è io. A un certo punto, cioè il rischio è questo, che se io metto molti target item, loro allora hanno visto, credo, 8 frasi prima, e allora magari dicono... Quindi le file che su quelle che era falsa, diciamo... No, però è vero, dalla strategia, quindi aspetta un po' la strategia, cioè loro a forza di farlo vedono che comunque ci sono delle frasi con i soggetti nuovi, delle frasi con... sono i file ovviamente per confonderli, però una strategia la costruisci anche quando faccio da topo di laboratorio, nei test tendono comunque vedo costruire le strategie, quindi magari una persona dice ok, ogni volta che c'è il lei lo associo a... E invece non presentare una frase corretta e sbagliata e andare a vedere di risposta. Questo dovrebbe essere una cosa che cioè, vedete, la pronome con il resto all'italiana e con il pronome con il resto all'italiana. Sì. Cioè, in due situazioni. E fai vedere che tipo c'è il testo di tasto e quindi... Sono più veloci in uno caso. Ma quella potrebbe essere una cosa. Sì, davvero, davvero. Quella potrebbe essere una cosa. Però aumenteremo la situazione. Aumenteremo la situazione. Ok. Cioè, nel senso... Dei dati importanti. Sì. Una cosa che stavo discutendo con Cristina, mi viene il fatto che quanto bene sono italiano, sia questi nel perché un questionario per le percentuali c'è anche la lettura, c'è anche la lettura, c'è tutto, gli abbiamo chiesto quanto legge sui social network, quanto legge le riviste, libri, eccetera. È proprio lì che invece trovavamo i libri, per esempio. Che l'italiano non No, anche l'italiano, però leggono soprattutto quotidiani, cioè quindi c'è un altro problema perché tu non sai quanto al giorno ci spendono, cioè incontro una persona che tutti i giorni fa ricerca e legge in italiano, incontro una persona che ha la pagina di Repubblica, gli dà uno sguardo e che comunque c'è scritto sì tutti i giorni. E comunque i discorsi di partenza sono più veloci dei monolingui, anche se le economie no, sono più veloci. Sì. Sono entrambi i gruppi indipendentemente, allora indipendentemente dall'essere monolingue o bilingui c'è un secondo di vantaggio quando tu fai il test la seconda volta. Sì, che è tanto. È tanto. Perché loro ovviamente è stato detto di rispondere il più velocemente possibile. Sì, però il gruppo dopo 30-20 giorni, l'altro dopo 40. Sì, ma c'è molta. Comunque il bilingue. Sì, è un po' più vantaggioso, ma non così tanto come un monolingue, perché è più costoso, se no, se no, ricordiamo male in modo diverso. No, ma era una cosa che secondo me farebbe avere una perdita, perché... Sì, l'aumento è tanto, sì. Sì, un po'. Cioè, un po', io non ce l'ho, se non ti fai la cerca di colpire.
Cioè, secondo me è sempre un apprendimento del tipo di task che devono fare, ma cioè, nel senso che la prima volta non hanno mai fatto un esperimento del genere, quindi sono più lenti, sono... poi non so se l'Inter ha anche fattori, non so, per esempio il voler essere a tutti i costi precisi, soprattutto in certi, cioè per esempio c'è uno studioso che sta in Canada che sostiene che a volte il fatto che i bilingui siano più veloci, secondo me è legato anche al fatto che vogliono dimostrare di non aver perso la lingua. Lui sostiene molto questa cosa perché nei suoi test glielo dicono, cioè loro vogliono proprio far vedere che ancora sanno l'italiano. Quindi magari puoi avere anche un effetto di una serie di fattori psicologici che sinceramente non saprei però valutare. Mi sono detto una cosa scorretta prima, scusa, quando dico una nostra letteratura sono più veloci nelle due, nella lingua nuova, no? Nella lingua nuova. È perché è un'altra cosa. Ah, ok, da quella è diverso. Sì, quella è diverso perché... inglese, italiano, bilingue, settantenni, io dicevo, oddio, come sarebbe, saranno lì, che andavano sui tetti a fare l'esperimento e poi tutto velocissimo, molto più di là. Però sì. Le due in italiano, come dico tu. Quindi italiano in lingua, allora forse anche questa è un po' una differenza, perché invece nei miei, nella mia letteratura sull'attrition, sì, no, i si va a vedere le uno, i bilingui sono generalmente più lenti. Quindi è strano. Sì, è strano trovarlo, cioè comunque a volte si trovano queste situazioni, non è impossibile, però è più è meno frequente. E appunto poi tra i gruppi comunque non c'è una differenza significativa di età, tra i gruppi sono abbastanza simili, quindi e non c'è un effetto lì, quindi. E allora comunque quello che diceva Luca è molto importante della quantità di pratica che dai prima, no? Sì, perché forse se io gli avessi fatto fare più pratica prima, loro sarebbero arrivati all'esperimento già pronti, mentre sarebbero stati più veloci. Di nuovo lo dico un po' con le letterarie, però puoi vedere se quali. Sì, io lì sinceramente un po' ho visto altri studi e erano pochi, però non facevano questo test due volte, questo è un po' il discorso. E poi pensavo che un test così scegli un modulo fosse un po'. Ma abbastanza intuitivo, insomma, che non mi chiedesse tanto, invece forse sì, lo considererò per i prossimi, faccio fare dei denti proprio. Sì. Altre considerazioni? Grazie. Grazie mille.